Storiabus estate 2009, con il pullman pieno, dove andiamo? Allora, oggi andiamo in Carnia, quindi ci spostiamo in climi anche più adatti all'afa estiva. Arriviamo fino al passo Montecroce Carnico e andiamo a vedere un settore di fronte abbastanza eccentrico rispetto alle rotte tradizionali del Friuli Venezia Giulia, che però era un settore, come vedremo, abbastanza importante. Timau e poi su passo Montecroce Carnico, zone di guerra abbastanza pesanti? Non solo zone di guerra abbastanza pesanti, ma l'unica parte friulana e giuliana di fronte dolomitico. In realtà è un prolungamento del fronte del Peralba, che era un fronte del comelico dolomitico. Quindi con caratteristiche molto particolari, sia dal punto di vista militare che dal punto di vista sociale. Un fronte alpino dove combattevano soprattutto gli alpini friulani. La guerra in montagna non è soltanto un tema di carattere tecnico-militare, ma è anche e soprattutto un tema di E dopo una tappa a Udine, l'Historiabus ha preso la via della Carnia verso il Museo della Grande Guerra di Timau. Siamo a Timau, come abbiamo detto nel precedente intervento. Marco, cosa c'è? In questo momento tu hai alle spalle un cannone, un bel cannone e un bel proiettile. Che cos'è? Beh, possiamo dire che questi sintetizzano perfettamente la guerra in Carnia. Uno è uno Škoda austro-ungarico calibro 75-1 obice, quindi un cannone da montagna. La guerra di trincea, scudato proprio per portarlo in trincea e proteggerlo dalle fucilate. Questa invece è l'ogiva di un 420, cioè di un grosso calibro, la guerra dei forti. In Carnia i cannoni italiani e i cannoni austriaci facevano battaglie a distanza, gli italiani cercavano di distruggere i forti di Malborghetto, gli austriaci chiusa forte. Quindi potremmo dire che questi due pezzi d'artiglieria un po' sintetizzano uno degli aspetti della guerra in Carnia. Guerra di posizione, guerra di popolo, una guerra in Carnia particolare, seppur sempre guerra è comunque. Sì, certo, una guerra particolare perché la maggior parte dei reparti che combattevano in Carnia erano formati da alpini della Carnia, per cui è uno dei rari casi in cui i soldati italiani combattevano nei pressi delle loro case. Questo spiega, come dire, una partecipazione diversa anche da parte della gente e il fenomeno delle portatrici carniche, che proprio è un unicum nella storia della guerra. Qua siamo in un museo della Grande Guerra a Timau, in cui si parla anche delle portatrici carniche. Vicino c'è il monumento alla Plozner Mentile. Insomma, le donne qua sono state una vera e propria colonna.
Eh sì, certo, siccome gli uomini erano a difendere il fronte, le donne si sono trovate a dover sostituire gli uomini in quel ruolo che in altre parti di fronte invece erano i contadini e i valligiani a fare. Circa 1000 portatrici carniche fra l'agosto del 15 e l'ottobre del 17 hanno garantito i rifornimenti ai loro uomini in prima linea. Non portavano solo rifornimenti, come hai detto agli ospiti di questo tour oggi, ma anche cadaveri. Sì, sulla via del ritorno spesso veniva chiesto loro di trasportare i feriti o addirittura i morti che venivano sepolti qua al cimitero di Timau, dove, ricordo, è sepolta anche Maria Plotner-Mentili insieme ai soldati, perché è l'unica donna italiana decorata di medaglia d'oro al valor militare. Che ricordiamo era una portatrice carnica. Era una delle animatrici, delle portatrici carniche, aveva 32 anni ed era una delle più anziane ed è stata colpita a morte da un cecchino austro-ungarico. Della Grande Guerra di Timau non è solo portatrici carniche, ma anche residuati bellici, ricordi della Prima Guerra Mondiale, nonché doni provenienti da tutte le parti. Francesca, Estoria Bus non è la prima volta che partecipi, vero? No, per me sono già più volte che sono stata qui con Estoria Bus, è un'esperienza sempre molto interessante e vedo che sempre più persone sono attratte da questi temi e che partecipano attivamente. Le persone che ci raccontano storie sono persone estremamente competenti, lo fanno in modo anche divertente, anche trattando temi comunque seri, tra virgolette, e quindi è sempre un piacere partecipare. Un altro cannone ripreso dalla telecamera. Marco, che cannone è e dove siamo? Allora, qua ci troviamo fuori dal sacrario di Timau, questo è un 149, un obice da 149 italiano, il medio calibro tipico, obice perché la canna, come vedi, è abbastanza corta rispetto ai cannoni che invece sono molto più lunghi, serve per un tiro curvo, era molto utilizzato in zone montane in cui la parabola curva serviva a colpire i bersagli, ipotrainato, un pezzo anche piuttosto leggero e mobile nonostante il calibro. Un cannone, anche questo, piuttosto significativo di questa zona di guerra. Alle nostre spalle, invece, il sacrario di Timau, dove riposano i resti di più di 1500 caduti, qua nella zona del But Degano. Tra le altre, insomma, c'è anche il sacello di Maria Plotner-Mentil, di cui abbiamo parlato nell'intervento precedente. Nel pomeriggio, dopo una abbondante sosta, la tappa a passo di Monte Croce Carnico è stata un po' ridotta in quanto il maltempo ha cambiato la situazione della gita. A questo punto poi non è rimasto che tornare a Gorizia.